1882. Nuova Londra sopravvive alla morsa della grande tempesta che ha causato la fine dell'impero britannico. Aspetta. So cosa state pensando. Sarà necessaria tutta questa epicità nell'introdurre una sorta di recensione di Frostpunk 2? Ma poi con quale autorità io dovrei parlare di questo gioco? Diciamocelo, non sono manco un vero esperto di gestionali. Sono stati quelli di 11bit Studios a mandarmi il gioco e più o meno è andata così. Flashback. Sì, parla del nostro gioco. Ma siete sicuri? C'è Froze per queste cose su YouTube? Io non so se... No, parlane tu. Falla a modo tuo. Che ne so, vedi tu. A modo mio. Lo sapete vero che dovrò prima far uscire un video che mi costerà ore ed ore di preparazione ed editing e che probabilmente non si cagherà nessuno, vero? Bro, vedi te, il gioco è lì. Certo uno che se deve inventare per sta su YouTube. Ma veramente, oh. Non c'è più l'algoritmo di una volta. Porca puttana. End of flashback. E quindi, eccoci qua. Ora, fatemi fare il mio lavoro come si deve, che già sono fuori tempo massimo. Dove eravamo rimasti? Ah, sì. Dopo 30 anni di serenità sotto la guida esperta del capitano, Nuova Londra si prepara ad affrontare la sempre crescente carenza di cibo e risorse, oltre che l'improvvisa morte del suo condottiero. Ora toccherà al suo erede guidare la popolazione verso la salvezza e verso nuove fonti che assicurino la sopravvivenza alla brava gente di Nuova Londra. La tempesta eterna intanto avvolge ancora con il suo eterno inverno tutto il pianeta e la sopravvivenza si fa sempre più difficile. Le decisioni da prendere si faranno sempre più complicate e saremo spesso costretti a salvaguardare solo parte della popolazione a favore di alcuni individui che possono assicurare una maggiore possibilità di sopravvivenza in futuro. Starà a noi decidere se esplorare, estrarre risorse o agire con scelleratezza in nome della sopravvivenza o se assicurare la vita della popolazione in modi alternativi. Dal minore impatto, certo, ma prendendoci qualche rischio in più, magari sacrificando la vita di chi è meno giovane. Ora, plot di Wikipedia a parte, sto gioco è un gran casino, ma non lo è negativamente, sia chiaro. A differenza del primo Frostpunk, siete chiamati a gestire la sopravvivenza di un enorme gruppo di persone che probabilmente sono pure gli ultimi esseri umani in vita sul pianeta Terra. Vedi un po' che culo. Rispetto al primo episodio, la comunità è cresciuta, si è stabilizzata maggiormente ed è ad uno stadio più avanzato. Nei 30 anni passati sotto la guida del capitano, l'umanità è riuscita a tornare ad alcune attività che seguiva regolarmente prima della fine del mondo. Si torna alla ricerca di fonti di energia e di sostentamento su larga scala, agli scambi commerciali, alla ricerca di nuove comunità di sopravvissuti ed ovviamente alla vita politica, con un vero e proprio parlamento per mettere ai voti le iniziative e contenere le fazioni che si sono andate a creare via via con gli anni. Il gioco inizia con una piccola squadra in avanscoperta che si trova a dover affrontare una prossima tempesta che potrebbe trasformarli in ghiaccioli. Quindi con le nostre macchine spaccaghiaccio dobbiamo costruire un piccolo insediamento e attivare la fornace di un vecchio treno abbandonato per resistere e portare a casa la nostra pellaccia. Qui vediamo le prime fonti di petrolio e facciamo la conoscenza del sistema che il gioco utilizzerà per il resto della sua durata per quanto riguarda la costruzione sia di abitazioni che di fonti di estrazione dei materiali. Case, terreni da coltivare, estrazione di minerali, petrolio. Ogni volta dovremo prendere le nostre macchine spaccaghiaccio ed aprirci un varco liberando i vari settori dallo strato spesso di gelo per poter costruire. Sì, farlo costa ovviamente risorse. Risorse che dovete estrarre in qualche modo o da qualche altra parte. Auguri. In questo tutorialeggiante prologo facciamo anche le prime esperienze con le decisioni difficili di cui vi dicevo prima. Quando ci verrà chiesto se vogliamo sacrificare i più anziani del gruppo per salvare più scorte di cibo e affrontare la tempesta più facilmente, oppure se vogliamo invece rischiare di morire tutti nel tentativo di raccogliere invece tutte le unità di cibo necessarie alla sopravvivenza dell'intero insediamento. Di scelte così il gioco ne è farcito, ve lo assicuro, ed hanno tutte un impatto all'interno dell'esperienza perché ci rendono più o meno malleabile una fazione politica o più o meno facile la sopravvivenza della popolazione, magari al prezzo di un po' di dissenso della vita di qualcuno o peggio ancora di qualche rivolta interna. Ci sono anche quelle, sì. Senza troppi spoiler su quello che il gioco vi chiederà di scegliere, sappiate solo che mai nessuna opzione renderà tutti felici allo stesso modo. Starà quindi a voi decidere ogni volta sulla base della vostra etica e della situazione attuale delle scorte del vostro insediamento o sulla base di quante e quali fazioni vorrete tenere buone per fare in modo che supportino votando al Parlamento le vostre successive scelte, iniziative
o leggi da emanare. Ve l'avevo detto che era un casino, no? O almeno lo è sicuramente più del primo episodio della serie. A questo ginefraio, già complicato di per sé, aggiungeteci che siete anche costretti ad esplorare i dintorni di Nuova Londra con delle specifiche squadre di ricerca, perché le fonti energetiche non basteranno fin dall'inizio ad assicurarvi una sopravvivenza duratura. Questo da un lato rende il gameplay più frenetico e meno incentrato sulle attese, e dall'altro completa, a mio giudizio, un'esperienza gestionale che già di per sé risultava abbastanza ricca di possibili imprevisti. Potrete creare nuovi insediamenti da cui prelevare risorse e portare in salvo nuovi sopravvissuti. Insomma, se nel primo Frostpunk avete passato dei momenti a fissare lo schermo aspettando che si accumulassero risorse o semplicemente il prossimo evento, qui le attese vanno a ridursi quasi completamente, rendendo le partite più dei match di scacchi contro la natura e la sfiga. Tutte queste variazioni rispetto al gameplay originale hanno infatti spaccato il fandom in due. Tra quelli che proprio non sopportano il nuovo approccio più tecnico che il gioco richiede e quelli che invece trovano il secondo episodio la giusta evoluzione del brand. Personalmente tendo più per questa seconda parte di giocatori, ma fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti. Ups. Parleresti anche della grafica? Dobbiamo veramente parlare di questa cosa. Va bene, dai, facciamolo. Frostpunk 2, dal punto di vista estetico, è per me pura gioia per gli occhi. Il dettaglio degli edifici è incredibile. Ogni insediamento sembra effettivamente vivo, con i suoi sbuffi di vapore, le luci e i vari macchinari in movimento. L'estetica steampunk del primo episodio qui si supera per quanto mi riguarda. Anche se il mondo non è altro che una distesa di neve, la città brilla nel vero senso della parola, mostrandoti con una scia luminosa tutti i percorsi che l'energia, il vapore o l'acqua calda segue per arrivare ai vari edifici, rendendo il tutto vivo e visivamente soddisfacente. Le cinematiche sono di una qualità impressionante e le varie interfacce di gioco sono squisitamente minimali, seppur ricche di particolari che aiutano l'interpretazione corretta delle varie statistiche, in un equilibrio tra design e funzionalità che definirei perfetto. Tutto il gioco grida a minuzia nei particolari, con ogni tipo di settaggi grafici impostati, ed è un vero piacere giocare, a meno che non veniate continuamente stressati dalle vostre pessime scelte. I requisiti consigliati, in virtù di tale bellezza, possono essere un po' altini per la media, ma la presenza del DLSS vi aiuterà sicuramente a risparmiare qualche FPS con un maggiore dettaglio grafico. Ma l'hai detto che è bello lungo anche come gioco? Se la smettessi di interrompermi ogni secondo, dal punto di vista della longevità, questo gioco fa decisamente il suo, offrendo circa 10 ore di sola campagna, che possono estendersi in maniera decisa ed importante qualora scegliamo di giocare con una difficoltà maggiore tra le 5 presenti. La rigiocabilità della stessa campagna, poi, gioca un ruolo fondamentale. Ogni run può essere differente sulla base non solo della difficoltà, ma anche delle scelte effettuate durante il percorso. Finita la campagna, possiamo poi entrare nella modalità infinita dell'Utopia Builder, dove possiamo personalizzare il nostro start e giocare ancora con tutte le possibilità già proposte nella modalità storia. Insomma, Frostpunk 2 sembra un degno erede del primo, pur rimanendo fedele alla base concettuale che l'ha reso noto tra i fan del genere gestionale. Come con una delle scelte da compiere in gioco, come abbiamo detto, non accontenta tutti i fan, scatenando qualche ira qui e lì di chi lo ritiene troppo complicato da giocare. Il primo episodio offriva un'esperienza tutto sommato soddisfacente, soprattutto per quelli che non volevano impelacarsi troppo nella gestione della città, con una difficoltà non troppo elevata e delle buone possibilità di replay. Il secondo, invece, risulta più intricato nella sua struttura, più incentrata sulla politica e sulla strategia, con minore focus sul building e sul rapporto con la natura apocalittica in cui vive questo universo. Per alcuni ancora molto lento, per altri, invece, un continuo annaspare verso la salvezza. Per me, che non vivo di pane e gestionali, è tutto sommato un'esperienza completa. Il setting è veramente affascinante e lo era già dal primo. La difficoltà tende a crescere col tempo, come giusto che sia, e venir fuori da un capitolo non è sempre così scontato. La storia fa il suo duro lavoro, ti fa sentire la fatica e il peso di ogni scelta, e grava su di te ogni vita sacrificata o persa, come se già non avessi abbastanza ansia nella vita.
Vi ricordo che il gioco è disponibile su tutte le console di nuova generazione, oltre che su PC, e che potete trovarlo ad un prezzo niente male su Instant Gaming tramite il nostro link. Se vi ho fatto venire voglia di giocarlo, acquistarlo da lì aiuta un bel po' il nostro canale. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo gioco, di questo genere in generale, se ci avete giocato o se stavate aspettando un po' prima di farlo. Vi ricordo che iscrivendovi e lasciandoci un like o un commento aiutate l'algoritmo a capire che facciamo roba buona. Quindi se vi è piaciuto ciò che avete visto o sentito, non tenetevelo troppo dentro, mi raccomando. Da me per oggi è tutto, ci vediamo nel prossimo... Oh signore, che c'è ora? Ah. Immaginate di essere nel bel mezzo dell'apocalisse di ghiaccio. Il freddo è spietato, le risorse sono scarse e il vostro wifi si congela. Non proprio l'ideale quando hai disperatamente bisogno di guardare un video di Bear Grylls su come sopravvivere, vero? Ed è qui che entra in gioco NordVPN. Con il caldo abbraccio della Threat Protection mantiene sicuri i dati online e ti tiene alla larga da link malintenzionati. Proprio i link sono malintenzionati, non le persone che ci sono dietro. Perché non si sa mai chi potrebbe voler rubare le tue risorse o la tua identità digitale. Non si può sfuggire al freddo, ma con NordVPN puoi sfuggire agli sguardi indiscreti online. Che tu stia cercando di accedere a contenuti bloccati o proteggere la tua connessione nelle profondità dell'inverno digitale, NordVPN è qui per riscaldarti. Con oltre 5.400 server in 60 paesi, NordVPN non solo ti protegge, ma ti consente di accedere a contenuti ovunque, senza limiti geografici. Non ti piacerebbe guardare una serie TV dall'ambientazione calda e tropicale mentre combatti per non congelare? Mentre Frostpunk 2 ti costringe a prendere decisioni difficili per il bene della tua città, con NordVPN la decisione è molto facile. In descrizione trovate un link con un'offerta esclusiva per noi e per voi da consultare. Dateci un'occhiata. O uno che si deve inventare per fare un po' di product placement nei video. Va bene adesso? Che rottura di coglioni.